Terapia di gruppo, beh, il cinema è sempre una bella terapia di gruppo, insomma, quando vai in una sala cinematografica. Assolutamente sì, anche girarlo è una terapia di gruppo perché è un fatto collettivo. In questo caso siamo 7 attori, mi permetto di dire bravissimi, con età differenti, con provenienze anche recitative diverse uno dall'altro, ma proprio per questo ci si cura, ammesso che se vogliamo parlare di terapia, si cura a vicenda e si migliora anche. E nel film si racconta uno spettro molto ampio di problemi psicologici che affliggono un po' la società di oggi. Ce n'è qualcuno in particolare che affligge un po' anche te? Di queste nostre sindrome? Beh, io più che sì, ho qualche mania, chiamiamola, che poi, sai, l'asticella tra la mania, piccola mania fisiologica, mi viene da dire, quelle come le mie, e la patologia, a volte è soltanto data dalla quantità di volte che fai un gesto, un tic o qualcosa. Ad esempio, io ho questa mania del controllo, alcuni dicono perché sono ascendente vergine, non so cosa, non mi intendo di astrologia, però c'è più che controllo della ordinare, prendere gli appunti, organizzarmi le giornate, le settimane, i mesi. Io scrivo tutto anche a penna, gli obiettivi, no? E poi quando faccio le cose lo depenno, metto Dani, il baffo del fatto. Ma dato che metto così tanti, mi do degli obiettivi così alti, nel senso di quantità, non li raggiungo mai, provoca un po' di insoddisfazione. Senti, ma ti spaventa un po' la società di oggi con tutti questi problemi? Spesso i giovani si sentono soffocare, cioè quello che vedi ti spaventa un po' da osservatore? Sì, sai, mi viene da dire che i problemi di oggi, per esempio dei giovani, dicevi, c'è un altro fenomeno che noi non abbiamo affrontato, che però esiste, i hikikomori, non so se ti dice qualcosa, sono gli adolescenti che non escono più dalla stanzetta, un po' perché dediti al computer, ai videogiochi o che altro, un po' perché col Covid, devo dire, la cosa è un po' peggiorata, no? C'è qualcuno che un po' con i lavori anche o gli studi in remoto ci ha preso l'abitudine e veramente rischia di passare la giornata in tuta, in pigiama. Questo è un po' negativo di questi ultimi tempi. Detto questo, alcune fobie o manie che raccontiamo anche noi, mi temo che siano un po' evergreen, siano sempre accadute. Quindi la sindrome di Tourette che affligge il mio personaggio è una cosa che esiste da sempre.